divulgatore, docente a contratto in molte università, e ci parlerà della direttiva copyright. E quindi se la regia ci manda le nostre slide, eccoci qua. Quindi oggi il nostro argomento sarà la nuova direttiva copyright e le novità in materia di ricerca. Come vi dicevo, è un grande piacere avere come ospite Simone Aliprandi. Ci siamo conosciuti qualche anno fa proprio in occasione di un evento di formazione e quindi abbiamo collaborato su diversi fronti, eccetera. E quello che io apprezzo in Simone è che riesce a parlarvi di queste cose giuridiche estremamente, come dire, complicate e per qualcuno anche noiose, in un modo invece veramente chiaro, semplice, appassionante, quindi è per quello che sono molto contenta che sia nostro ospite oggi. E come vi dicevo, Simone è un avvocato, intanto, si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d'autore e più in generale diritto delle comunicazioni, telecomunicazioni, internet, eccetera. È responsabile del progetto Copyleft Italia, è membro del network Arrai e, che non so se ho pronunciato giusto, e collabora come docente, come vi dicevo, con alcuni istituti universitari. Svolge una intensa attività di pubblicista perché pubblica articoli, volumi, abbiamo anche collaborato a un volume che credo vedrete poi nelle slide, e appunto si occupa di cultura aperta, cultura libera, cultura aperta, e vi sottolineo che lui rilascia tutti i suoi lavori con una licenza di tipo copyleft, quindi con una licenza che permette il massimo riuso. Invece l'Open Science Café ormai lo conoscete, questo appuntamento periodico molto, molto agile, quindi mezz'ora di presentazione da parte di un esperto e mezz'ora di domande. Sapete che è un format che ci invidiano un pochino in Europa, ci è stato detto durante qualche incontro europeo e anzi siamo stati citati come good practice di disseminazione delle pratiche open. Sapete che è rivolto sia ai ricercatori, sia al personale che fa supporto, a tutte le persone interessate, insomma, a rendere l'open science una pratica comune. È a cura del Competence Center di ICDI, questo Italian Computing and Data Infrastructure, che è una rete di esperti, siamo più di 50, che si occupano di, come dire, in qualche modo facilitare la partecipazione italiana alla European Open Science Cloud, e ovviamente questo include anche la formazione, include anche il supporto e la consulenza su principi FAIR, quindi come rendere i dati FAIR, su come fare Open Science in concreto. Per questo motivo, dai primi Open Science Café, che ormai hanno una certa tradizione, siamo andati sempre più cercando dei temi molto concreti. Siamo partiti col dire che cos'è in generale l'Open Science, è diversa dall'Open Access, che cos'è l'Open Access, eccetera. E negli ultimi incontri, se ci avete seguito, avrete visto che abbiamo preso proprio questo taglio più pratico per andare a, come dire, a cercare di aiutare i ricercatori nella pratica quotidiana nel fare Open Science, che è anche poi uno dei titoli dei volumi di Simone. Da marzo iniziamo un nuovo ciclo dell'Open Science Café e qui vedete i titoli. Quindi a marzo ci occuperemo di co-creation, Citizen Engagement e Citizen Science. Sapete che in Horizon Europe hanno assunto un'importanza, direi, preminente nella presentazione dei progetti. Il 13 di aprile vedremo l'esperienza dell'Università di Bologna che sta mettendo in piedi una rete di data steward, e devo dire che sono molto, molto efficienti, quindi è un ottimo esempio per altre università che volessero intraprendere questa strada. L'11 maggio parleremo dei cambiamenti globali e di come la scienza aperta può aiutare a fronteggiare, appunto, e auspicabilmente a risolvere i problemi dei cambiamenti globali. E per finire, col 9 giugno, se ricordate, abbiamo già avuto una sessione sulle scienze biologiche, le scienze della vita, una sessione sulle scienze umane, e il 9 giugno vedremo una sessione specifica per l'archeologia, quindi condivisione dei dati, riproducibilità ed etica. E poi ci rivediamo a settembre dopo la pausa estiva. Di cosa parliamo oggi? Meglio, di cosa ci parla oggi l'avvocato Aliprandi? Ci parla della direttiva, della nuova direttiva europea sul copyright, perché ha introdotto dei casi interessanti di libero utilizzo
delle opere intellettuali in ambito scientifico e accademico. In Italia la direttiva è stata recepita alla fine del 2021, quindi c'è stata una ulteriore modifica di questa legge Arlecchino, che è la 633 del 1941 sul diritto d'autore, e quindi oggi quello che cercherà di fare l'avvocato Aliprandi è una panoramica di queste nuove norme, quindi perché sono rilevanti per la ricerca, anche cercando, come vi dicevo, di dare un taglio particolarmente concreto. Come sempre potete commentare in diretta sui canali social di GAR, e al termine o anche durante, ma noi li vedremo poi al termine della presentazione, potete utilizzare il Mentimeter, quindi www.menti.com, e il codice da utilizzare oggi per le domande 36311596. Lo vedete, i colleghi di GAR, che ringrazio sempre per la regia e per la collaborazione, stanno facendo scorrere in sovraimpressione. Con questo direi che il mio compito oggi è finito, quindi Simone ti passo la parola e ci risentiamo fra una mezz'oretta, sarò inflessibile, quindi mezz'ora, ci risentiamo fra una mezz'oretta al termine della tua comunicazione. Grazie. E grazie ancora per aver accettato. Buongiorno, l'invito. Grazie a te, per l'invito e anche per la bellissima presentazione, sono quasi commosso adesso, non so come farò a rimanere concentrato.